Che cosa ha bisogno secondo voi Borgomanero? Lì sulla pedonale ha bisogno, l'isola pedonale, quindi... che dovrebbe averla perché supera i 15.000 abitanti. L'isola pedonale, abbellire questi corsi perché questo è nuovo. Posso chiedere innanzitutto se andrete a votare? Andate a votare. Secondo voi cosa ha bisogno Borgomanero? Cosa sceglierete nel candidato? Va bene così, va benissimo l'amministrazione, per me va bene così. Quindi, secondo voi l'amministrazione ha fatto finora un buon lavoro o deve continuare così? Ha fatto un buon lavoro e sta facendo ancora un buon lavoro. Per me va bene così. Secondo lei? Perfetto. Quello che ha detto il signore giustamente va bene. L'amministrazione che abbiamo adesso fa tutto quello che deve fare. Nonostante le critiche che ci sono dei vari partiti e varie cose, le cose sono giuste quelle che sta facendo. Anche se c'è qualcosa che non va così, però se ci fosse un'altra giunta sono convinto che sarebbe peggio. Saprete ovviamente che ci sono le elezioni amministrative a maggio, andrete a votare? Sinceramente non sapevo neanche che c'erano le elezioni. Ci sono le elezioni a maggio per votare il nuovo sindaco? Ma sì, votare si va a votare. Quindi non ha idea insomma di quelli che sono già un pochino i primi candidati? No, sinceramente l'ho detto, io non sapevo neanche che c'erano le elezioni e votare vado a votare. Andrete a votare? No. Io no, perché non mi interessa più niente di votare nessuno. Ah, ecco, come mai non interessa più votare? A livello nazionale e poi in conseguenza anche a livello locale. Ma a parte questo, secondo lei cosa avrebbe bisogno Borgomanero? Cioè cosa si aspetterebbe da un amministratore di Borgomanero? Dunque, innanzitutto che fosse favorita la vita sociale ai giovani, perché qui è un posto morto, perché effettivamente qui non c'è niente. A parte i bar, vive molto chiusa questa città. Io sono milanese, premetto, per cui... Ah già, insomma, un modello un po' più aperto, un po' più attivo. Tanto, però, effettivamente qui è tutto morto, per i giovani non c'è niente, non c'è nessuna proposta. Poi anche i posti di lavoro, qui si va avanti a conoscenze. I ragazzi si presentano per il lavoro e rispondono lascia il curriculum, poi vengono a sapere che hanno preso la cugina dalla cugina dalla cugina, cioè il solito clientelismo italiano che ovviamente non favorisce l'occupazione giovanile. Secondo lei che cosa avrebbe bisogno Borgomanero? Ha bisogno di qualcosa di nuovo o va bene già così com'è? Ma guardi, avrebbe bisogno di qualcosa di nuovo, ma vediamo che va, sono tutti vecchi, non si scappa di lì. Un'idea che lei vorrebbe proporre al futuro sindaco? Adesso su due piedi così non gli saprei dire. Non mi nascondo segreti. No. Anche lo spazio per i giovani, dare più spazio e più, diciamo, libertà ai giovani. Farli più partecipi proprio alla vita sia politica sia sociale di Borgomanero. Sono un po' esclusi da questa amministrazione. Andrà a votare o meno? Non lo so, ci devo pensare. Dipende. Da cosa dipende? Da tantissime cose, perché non mi sembra che sia... Oddio, il voto è giusto, però diciamo che ci sono cose che... forse fanno passare la voglia di andare a votare per tanti motivi, elencarli non... al di là che poi mi troverebbe anche abbastanza impreparato su quello. Secondo lei cosa ha bisogno di Borgomanero? Cioè cosa vorrebbe da un amministratore, dal nuovo amministratore Borgomanero? Vede che mi prende impreparato perché potrebbero essere tante e poche le cose, però bisognerebbe anche saperle. Cioè, non è che seguo molto, diciamo, la politica di Borgomanero. Magari qualche servizio in più, sì, qualche agevolazione per tante cose, ma altro non saprei cosa dirle. Lei andrà a votare alle amministrative? Io sì, per forza. Ecco, secondo lei cosa ha bisogno Borgomanero? Guardi, che vada su uno che metta a posto un po' tutto. Metta a posto un po' tutto, si riferisce ai lavori sui corsi o anche magari alla situazione economica? Ma che si paga meno tasse, però siccome quello che va su pagare meno tasse non esiste... Tanto le tasse vanno sempre pagate.